Direttamente da Gearbest arriva la tecla Stacca 30, sì, proprio l'azienda che produce tablet PC. Si inserisce nel mondo degli indossabili e lo fa con questo prodotto molto economico. Non so, a me davvero ricorda tantissimo un'altra smartband. Bracciale economico significa confezione economica. Dentro il cartonato troviamo infatti il sensore per la rilevazione delle attività quotidiane, il cinturino morbido ma attira facilmente polvere sporco e il cavo USB, microSB per la ricarica tramite PC. Il cuore dell'H30 è costituito nella parte superiore da un display OLED da 0,86 pollici di diagonale e da un pulsante soft touch che serve per muoversi tra le schermate, visualizzabili dalla smartband stessa. Lo spessore è di 1,2 cm e uno dei lati nasconde l'ingresso microSB per la ricarica, mentre inferiormente abbiamo il sensore per la rilevazione del battito cardiaco. Si indossa bene, è leggero, si parla di circa 17 grammi, l'unica nota negativa sta nel sistema di aggancio del cinturino che non è perfetto. Capita spesso infatti che durante l'attività quotidiana o durante il sonno, perché vi è il rilevamento automatico del sonno, si sganci, quindi con la possibilità che il bracciale cada o che si perda. Questo è un aspetto che dà noia. Direttamente dalla teclast è possibile, tramite il pulsante touch presente sul display, dare un rapido sguardo all'orario, ai passi effettuati, alle calorie bruciate, distanza percorsa durante il giorno, ma anche lanciare una misurazione spot del battito cardiaco. Ma per sfruttare tutte le caratteristiche dell'H30 è necessario scaricare l'applicazione disponibile per Android e per iOS. Proprio per Android non è presente all'interno dello store, occorre quindi dirigersi sul sito e procedere al download manualmente, un processo più macchinoso che permette però alla fine di lanciare Tecla Sport. Si tratta di un software non così curato dal punto di vista estetico, ma efficace nella visualizzazione delle informazioni che vengono divise per sezioni. E se ci si addentra più nello specifico, si può osservare come i dati non sono poi così approfonditi. Per quanto riguarda il sonno, ad esempio, non vi è nessuna differenziazione tra sonno leggero e sonno profondo e i parametri visualizzati non sono poi così veritieri. Migliore invece è il rilevamento dei passi e dell'attività quotidiana, ma attenzione, non fatevi ingannare dalla voce sport, perché l'H30 non riesce a distinguere le varie attività quotidiane, ma in questo caso si intende i passi effettuati durante il giorno, come anche il totale della distanza e il consumo di calorie. Interessante il rilevamento del battito cardiaco che può avvenire manualmente dallo smartphone, dall'H30 tramite il tasto touch, oppure nelle impostazioni si può avviare una misurazione automatica che permette di raccogliere dei dati durante le varie ore della giornata e inserirli all'interno di un grafico per osservare in maniera immediata l'andamento del battito cardiaco giornaliero. Al di là delle statistiche, ciò che interessa maggiormente sono le impostazioni, ne sono differenti, si possono inserire i nostri dati personali, i nostri obiettivi giornalieri, avvisi di sedentarietà, allarmi, scattare foto da remoto, ma soprattutto gestire le notifiche. Sono soltanto alcune le applicazioni di terze parti che possono notificare lo smartphone, anche in questo caso ci sono aspetti positivi e negativi. Da una parte, infatti, il display OLED da 0,86 pollici permette sì di visualizzare il mittente della notifica, ma queste non sempre arrivano, inoltre non vengono eliminate automaticamente dopo la lettura, bisogna procedere manualmente. La gestione delle notifiche incide negativamente sulla durata della batteria, che è da 55 mAh, e permette di utilizzarla per circa 2 giorni in modo continuativo. Questo è uno dei principali limiti del bracciale. Prima di concludere questa breve recensione, non posso però evitare il confronto con la Mi Band 2. Ci sono diverse somiglianze dal punto di vista estetico, delle funzionalità, anche l'aspetto economico incide particolarmente, con una differenza di 15-20 euro, tutto a favore del prodotto Teclast. Ma io vi do almeno 4 motivi per preferire la Mi Band 2 all'H30. Il primo riguarda la tenuta al polso, con un cinturino, un sistema di fissaggio migliore della Mi Band 2 rispetto al concorrente, e poi l'impermeabilità che è completa sul prodotto di Xiaomi a differenza dell'H30. Ci spostiamo ora lato software con la Mi Fit App più graziosa sicuramente dal punto di vista estetico e con funzionalità pronte ad essere aggiunte nuovamente non solo dall'azienda ma anche dalla community di sviluppatori sempre molto attenta. E infine l'ultimo aspetto è la batteria, una discriminante importante quando si acquistano prodotti di questo tipo. I 20 giorni di utilizzo dell'Activity Tracker di Xiaomi sono impossibili da raggiungere dalla Teclast. Per questo video è tutto, alla prossima recensione sul sito e sul canale YouTube di techzilla.it.